Ciao, sono Marta Menegatti, ho 21 anni, e sono italiana, vengo da Rovigo. Ciao, sono Greta Cicolari, sono di Bergamo e sono la compagna di Marta e basta. Stiamo guardando la finale di Roland Garros, dato che abbiamo finito il torneo, è stato un torneo tosto, stamattina ha piovuto anche tanto, quindi abbiamo bisogno un po' di rilassarci. Fra 3 giorni inizia Roma, che è un torneo molto importante per noi. Come hai detto tu, insomma, questa è la penultima tappa di qualificazione olimpica. Insomma, abbiamo fatto un ottimo 9º posto, noi siamo già qualificate, quindi diciamo tranquille. E niente, adesso ci prepariamo per Roma per fare, insomma, il nostro meglio anche lì. 5-4 per noi, siamo quasi a 6. Per noi. Sì. 6-4, vinto. Bravo, Raffi. Sono cresciuta in una famiglia di sportivi e tutto è nato che, insomma, mi ero stancata di fare nuoto, mi ero stancata poi di fare danza e quindi mia mamma un giorno ha detto proviamo, insomma, la pallavolo, e da lì poi non ho più lasciato. Sì, io ho iniziato a far judo quando avevo 5 anni, sono sempre stata molto sportiva e poi ho fatto nuoto, ho fatto atletica, ho fatto calcio, ho fatto basket, ho fatto un po' tutti gli sport e a 14 anni ho iniziato a giocare a pallavolo un po' per scherzo con delle mie compagne e poi da lì ho intrapreso solo la pallavolo e poi il beach volley. Questo l'ho fatto quando ho lasciato la pallavolo e ho avuto il coraggio di buttarmi in un altro sport a 26 anni e vuol dire volere e potere, vabbè, in francese quindi. Sinceramente il fatto di essere in contatto con la natura e giocare a piedi nudi è una cosa fantastica. Non sopportavo più le scarpe, le ginocchiere, il chiuso, gli ordini di una squadra, gli orari. È passato, insomma, dalla pallavolo, che prima era il mio primo amore, si è trasformato in questo. Io ho iniziato giovanissima, nell'estate del 2005. Mi sono buttata così sulla sabbia per divertimento. Mi sa di no. No. Vabbè, comunque rifaccio. No, è un'azione bellissima. E poi vabbè, mi sono innamorata subito perché, come ha detto lei, all'aperto è uno sport libero, non hai l'allenatore in campo con te, insomma, decidi tu, no? Cosa fare del tuo destino, del tuo futuro. Sei tu in prima persona. Io ho 29 anni e ho giocato sempre a pallavolo ed è la prima volta che provo a andare alle Olimpiadi col beach e ci sono riuscita e quindi voglio fare bene subito, io non avrò tante Olimpiadi avanti, no? Quindi avrò questa, forse quella di Rio, e voglio far subito bene. Anche per me è la prima Olimpiade. No, sinceramente sono molto emozionata il fatto comunque di partecipare a dei giochi olimpici, anche perché insomma ce lo siamo conquistato, insomma, strada facendo, abbiamo fatto un sacco di sacrifici insieme. Quando ero piccola mi ricordo che seguivo tantissimo le Olimpiadi di atletica, mi svegliavo la mattina, passavo tutta la giornata a seguire l'atletica, che è lo sport un po' più visibile in TV, e poi della pallavolo, la maschile degli anni d'oro dove avevo fatto l'argento, quindi sono i due ricordi un po' più,
più grandi che ho. Le Olimpiadi di Pechino, insomma, ricordo quando Walsh May hanno vinto, perciò questo ricordo impresso e spero, insomma, di magari di poter essere insieme a Greta su quel podio anche noi. Ma io penso che sia una campagna sorprendente, penso sia molto importante, anche proprio per promuovere il nostro sport, perché soprattutto in Italia si sta avendo un grosso sviluppo, però ancora, insomma, è considerato tra gli sport minori, quindi penso che stia dando una grossa mano e siamo contenti, insomma, di essere le due eroine del nostro paese. Sì, a me piace molto questa campagna perché è particolare, è unica nel suo genere, nessuno l'aveva mai fatto finora una cosa del genere, quindi, e poi ingloba due sport molto simili ma molto diversi, che sono la pallavolo e il beach volley. Vantaggio! Vantaggio. Lui ci regala le gioie comunque, uno sbaglione. Il mio eroe sportivo è Nadal, infatti stiamo seguendo, proprio perché è un giocatore grintosissimo che non molla mai, è il prototipo dell'atleta che piace a me, come mentalità e come modo di essere. Ma no, il mio eroe sportivo è Alessandro Del Piero. Ma no, eroe nella vita, ma no, penso. Ammiro molto i miei genitori. Seguiteci su fibheroes.com.